Eccolo qua, il primo giocatore è stato completato, il buon Leandro Trossard. Andiamo, let's go. Altra sfida per il buon Matteo Kovacic è stata eseguita. Fammi sto lancio, Kovacic. Bel passaggio qua. Trossard. Ragazzi, sto Trossard appena gli si avvicina gli fanno volare la palla. Non è che gliela tolgono, gliela fanno volare. No, Kovacic non mette il piede quando gli arriva la palla. Che cosa? Vai. Vediamo se ce la fa, eh. Madò, aiuto, aiuto. Eh no. Va bene, ce l'ha fatta però. Di prima? Mamma mia, che palla di merda che ha dato qua Trossard. Molto propositivo in game sto Kovacic, eh. Grande agilità e gran bel passaggio però da Trossard, eh. Oh, ha retto pure fisicamente, bravo. Dagliela. Corri Trossard, monca mamma. Vediamo. Tendenzialmente non pare metterci i piedi da solo, eh. Però passaggio buono. Le 2-2, oh, ma che è? Va usato così. Vediamo il passaggio. Buono. Ed eccoci al recapone finale su Trossard. 5 partite sono stati più che sufficienti per capire che, ragazzi, che non ne vale assolutamente la pena sbloccarlo. È un giocatore, sì, molto agile, veloce nello stretto, però per circa 70.000 crediti attualmente sul mercato ci trovate Ljungberg, che è nettamente superiore ed è scambiabile. Con una valutazione più alta, quindi il valore lo mantiene di più e ha degli strong link migliori. Giocherà sempre a 3, mentre questo per farlo giocare a 3 dovete avere una Premier completa. Non è un giocatore eccezionale, 4-4, alto-medio. Diciamo che in fase offensiva è presente, però quando si affianca un difensore qualsiasi gli sradica la palla. E sul lungo non va via mai praticamente a nessuno. È discreto, ma assolutamente non vi consiglio di sbloccarlo. Se proprio lo volete sbloccare, mettetegli un cacciatore e pregate di trovarvici bene. Ed eccoci al cappone su Kovacic, un giocatore da cui mi aspettavo nettamente di meglio. Non ha nessun intervento automatico, non ha forza e al 70esimo diventa completamente inutile, inesistente per il campo. Mentre per i 70 minuti precedenti, con il work rate alto, è sempre ben posizionato. Per il resto, palla al piede non mi piace perché non porta bene la palla. Stavo dicendo che è un giocatore da come aspettavo nettamente di meglio. C'ha dei passaggi discreti, però pecca di automatismi difensivi. L'unica motivazione per sbloccare questo giocatore è se avete Kalidou Koulibaly non scambiabile e vi serve una doppia per linkarlo. Però per il resto è un giocatore completamente mediocre, mi aspettavo di meglio, sono completamente deluso. Forse se prende l'upgrade potrebbe diventare mezzo utilizzabile, ma ad oggi io non ve lo consiglio assolutamente in nessun modo. Anche qua, se lo volete sbloccare, stile inteso ad applicare ombra. Mi raccomando, se vi è piaciuta la review, iscrivetevi al canale e seguitemi per altre review.